La città della fortuna è pronta ad accogliere la nuova edizione del carnevale più antico e dolce d'Italia. Domenica 5 febbraio i carri allegorici e le mascherate invaderanno Viale Gramsci per far rivivere ad adulti e bambini la magia di una delle manifestazioni più amate e importanti della regione. Tradizione, arte, musica, cultura e creatività sono pronti a riempire un contenitore di gioia e allegria, a partire dal mattino con il carnevale dedicato ai più piccoli e con centinaia di studenti delle scuole cittadine. Alle 15 poi avrà inizio il primo corso mascherato con l'immancabile getto, lo storico lancio di dolciumi dai nuovi carri allegorici di prima categoria alti fino a 18 metri. Gli ospiti ufficiali saranno Ciccio, Rossella e Buzz, direttamente da Tutti Pazzi per RDS. Mancano pochi giorni alla prima sfilata di carnevale, come stanno andando le vendite di biglietti, tribune e postazioni getto? Allora, le postazioni getto sono andate sold out praticamente subito, tant'è che adesso stiamo valutando di rimpinguare le nostre casse di dolciumi per permettere anche ad altra gente di poter fare il prestigioso e famosissimo getto del Carnevale di Fano. Mentre nelle ultime ore proprio si è scatenata la corsa, anche viste le previsioni meteo, ad accaparrarsi i migliori palchi e le migliori tribune. Quindi c'è ancora un po' di posto, qual è il prezzo? Allora, qualche posto ancora c'è rimasto e praticamente le tribune costano 18 euro il posto singolo in tribuna, ingresso compreso, 270 euro il box singolo che può contenere fino a 15 persone, sempre compreso l'ingresso, ci sarà ovviamente la tribuna disabili gratuita su prenotazione e comunque ancora disponibile a prevendita online per entrare nel corso mascherato. E a 13 euro il prezzo intero, 11 euro il ridotto per i disabili, ragazzi da 140 cm fino a 18 anni, gli ultra 65enni, militari e gruppi minimi di 25 persone. Naturalmente per i tesserati dell'ente carnevalesca, gli accompagnatori disabili e gruppi di bambini sotto 1,40 m di altezza, il biglietto costa 1 euro. E nel caso di annullamento di una sfilata che cosa succede? In caso di annullamento va in coda, quindi chi perde la sfilata del 5 o magari del 12 o del 19, ma speriamo anche di no perché ci sarà sicuramente bel tempo, il biglietto sarà valido per la domenica successiva, quindi per il 26 di gennaio. Oltre al tesseramento online siamo disponibili anche presso l'ente carnevalesca e dal 3 di febbraio anche a Palazzo Bracci Pagani, dove aprirà il Palazzo del Carnevale, dove ci sarà una bellissima mostra dedicata al centenario della musica rabita. Saremo lì a vostra disposizione per il tesseramento e la vendita dei biglietti. Vi aspettiamo al Carnevale.